Siamo in pieno centro a Roma, cala il sipario sul Salone Margherita. Cosa rappresenta per il quartiere la chiusura del Salone Margherita? Penso che sia una perdita per tutti, per la cultura, per lo spettacolo, anche per la gente che veniva da fuori Roma magari per vedere questi personaggi. Il Salone è sempre stato un punto di riferimento per il quartiere ed è una perdita importante. Eravamo molto amici con tutti attori e maestranze. Ma che succede qua? Da 60 anni lo conosco, è una perdita. Allora parliamo insomma di quel che sta accadendo, di quel che aspetta questo storico teatro, il più antico teatro Liberty della città di Roma, insomma un teatro che ha significato molto però anche per tutto il paese, perché insomma ha rappresentato un momento, un'epoca culturale. Allora questa mattina con noi ci è venuto a trovare Pippo Franco, buongiorno, davvero una buongiorno. Sorpresa. Per uno mattina, lo abbiamo detto, ne abbiamo parlato anche ieri con Pier Francesco Pingitore, cioè la chiusura di questo salone, o il rischio insomma che la vicenda non si risolva bene, in qualche modo segna un po' la fine di un'epoca, no? Perché cioè, il Bagaglino è stato davvero la rappresentazione del momento storico. Sì, è un po' da tempo che in realtà è andato degradandosi, un storico palazzo. Il primo spettacolo che abbiamo fatto là dentro l'ho fatto io appunto nel 1975, ero presente io, lo conducevo, ed è stato scoppiettante nel momento in cui siamo entrati là dentro, portare poi la satira politica abbastanza sconosciuta, nemmeno veniva definita cabaret allora, però poi abbiamo appunto ci siamo espressi con questo linguaggio che è appunto quello del cabaret, che significa satira politica, satira di costume, in un luogo per noi sacro, perché lì entrando c'è un ricordo a Petrolini che lavorava là dentro. Prima che noi entrassimo era una specie di ristorante anche un po' come dire degradato, dico una specie perché c'erano dei tavoli. Quando siamo arrivati noi abbiamo messo il palco da una parte, noi non dove stava il palco, in modo che il pubblico fosse come dire longitudinale, era un modo anche di comunicare, e abbiamo fatto spettacoli assolutamente straordinari, scoppiettanti. Poi abbiamo rimesso il teatro, riattivato appunto lo spazio del palcoscenico, ed abbiamo continuato un'avventura assolutamente grandiosa. A proposito di satira politica che facevate lì al Bagaglino, al Salone Margherita, ti faccio vedere un brano di uno sketch particolarmente significativo. Vediamo. Mica fai gli onori di casa. Buonasera. Buonasera, scusi, volevo presentarle. Noi l'abbiamo lungamente atteso, finalmente questa sera questo incontro si è potuto fare. E nello spirito della trasmissione, che a questo punto chiama in causa i politici, volendo dire in qualche modo i politici sono uomini di spirito, nel suo caso il punto interrogativo il punto interrogativo lo volevo togliere. E allora, nella storia, diciamo così, della comunicazione politica italiana, questo viene considerato un momento di svolta, cioè un cambio nel rapporto tra la politica e la satira politica. Ora, Andreotti era sicuramente l'uomo più disponibile alla satira, Oreste Lionello era probabilmente la migliore imitazione che sia stata fatta di Andreotti. Tu che ricordi hai? Che all'epoca bisogna un po' risalire in quella straordinaria epoca appunto che per fortuna abbiamo vissuto, era assolutamente scoppiettante, i politici quasi tutti facevano a gara per venire là e li abbiamo imitati tutti, è stato proprio il caso specifico di Andreotti, forse la persona, una delle persone al di là della sua attività politica più spiritosa che io abbia mai conosciuto. Ho sempre
sempre pensato anche, una cosa che non ho mai rivelato, che anche Craxi, che noi imitavamo, che non è mai venuto, ho pensato che Craxi fosse in un certo senso dispiaciuto, insomma, del fatto che noi lo avessimo rappresentato sul palcoscenico in chiave ironica. Poi invece, quando l'ho conosciuto, ho trovato una persona molto aperta, molto affabile, che non si era affatto offesa, appunto, per quello che facevamo. Però quello era, e interpretavamo il nostro tempo cercando di tirare fuori, appunto, tutte le incongruità, le assurdità che la vita comporta. Beh, è molto interessante questo discorso sulla satira, Marco, no? Perché in qualche modo loro sono stati un po' pionieri, tu hai detto la svolta nel rapporto tra la politica e la satira. Come l'hai visto cambiare nel tempo? Perché so, è vero che il Salone Margherita è durato fino a poco tempo fa, però insomma la satira si è sviluppata anche su altre piattaforme, con altri protagonisti. Storicamente l'abbiamo inaugurata noi, perché prima non si faceva, e soprattutto l'abbiamo portata in televisione con 23 anni di programmi, prima in Rai, appunto, poi a Mediaset. Ma allora la satira si basava su certi tempi, che erano tempi in qualche modo gestibili, avevamo tempo, appunto, per mettere su quello che accadeva durante la settimana, tranne qualche cosa improvvisa. Mi ricordo quando catturarono Totò Riina, noi non sapevamo nemmeno, proprio un'ora prima, nemmeno come era fatto, e arrivò Lionello con una parrucca e io gli feci una breve intervista, e mi ricordo che gli chiesi, scusi, che si chiudeva così, scusi, ma perché fino ad ora non l'hanno catturato? E lui mi ha risposto, perché non mi cercavano. Quindi questo è già parecchio significativo rispetto a questo. Ti facciamo argomento. Vedere una cosa che hai fatto con Gabriella Ferri. Guarda chi c'è stasera al cabaret, Pippo Franco! Vieni avanti, cretino! Oh, mi ha riconosciuto subito, eh? Giovani, forse anche un po' folli, non lo so, la follia, di follia abbiamo parlato un po' anche oggi, insomma, questo tema ha attraversato la nostra puntata. E che cosa vedi negli artisti emergenti di oggi e quali sono le differenze rispetto a voi? Emergenze di che natura? Artistica. Adesso la satira politica ormai si è quasi consumata e soprattutto è diventata quasi impossibile, perché mentre prima, dicevo, avevamo del tempo, appunto, per capire cosa era successo la settimana prima, adesso, così lo dico in chiave cabarettistica, i politici smentiscono quello che hanno detto prima ancora di dirlo, e quindi assolutamente improbabile. Come poi ormai si dice satira. Tutto il contrario di tutto, viviamo in un mondo dove le notizie si accavallano una sull'altra. Va bene, grazie davvero a Pippo Franco per essere stato con noi. Grazie. Questo a voi. Regalo a uno mattina, insomma, ci ha consentito anche di andare un po' indietro nel tempo. E allora in bocca al lupo per tutti.